Stille d'amore, questo è il titolo del concerto lirico che si è svolto presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento dagli alunni del Liceo Classico Empedocle, diretto dai professori Leonardo Alaimo e Michele Salvatore, che hanno eseguito canti di Scarlatti, Mozart, Vivaldi, Donizetti, Beethoven. All'iniziativa ha partecipato anche il vicepresidente della Fondazione del Teatro Pirandello, Andrea Cirino, che ha portato il saluto dell'amministrazione e entusiasta della riuscita dell'evento, che ha visto la partecipazione sia degli alunni e di tante famiglie delle stesse, la dirigente scolastica del liceo Empedocle, Marika Erika Gatto. Una cornice d'eccezione per un appuntamento importantissimo che speriamo possa essere quasi abituale, dal momento che fino a questo momento i ragazzi hanno eseguito queste performance soltanto dietro uno schermo. Adesso siamo entrati nel cuore della cultura, il Teatro Pirandello, gentilmente concesso dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Teatro, e questo evento sicuramente lascerà il segno. Ragazzi di primo anno che insomma riescono ad esibirsi in pubblico ed esibirsi a questi livelli è stato certamente significativo, anche a coronamento del loro percorso didattico. Hanno fatto diversi brani musicali anche di un certo livello. Sì, assolutamente, hanno spaziato veramente nella musica classica, la musica napoletana, l'opera, il duetto, quindi sono riusciti veramente a dare, ecco, con questo fil rouge rappresentato dall'amore, l'amore per se stessi, l'amore per il prossimo, l'amore per la famiglia, l'amore per la patria, a dare, ecco, questo messaggio di speranza e di solidarietà. È stato un evento veramente speciale per i ragazzi che tornano per la prima volta, non tornano, è la prima volta che proprio si esibivano dal momento che frequentano questa scuola. Soltanto da un anno, molti di loro, e quindi abbiamo dato questa opportunità ai ragazzi di calcare, entrare le porte del Teatro Pirandello. Ovviamente parlo al plurale perché insieme a me hanno collaborato il professore Michele Salvatore al pianoforte e la professoressa Rosalia Pizzitola, che purtroppo per ragioni di Covid non è potuta essere qui con noi, ma anche i loro alunni, anche i suoi alunni, diciamo, erano presenti al concerto. Abbiamo dato l'opportunità ai giovani del liceo Empedocle Musicale di Agrigento di esibirsi nel nostro foyer. Tra l'altro il teatro è il cuore della cultura e quindi noi dobbiamo cercare di avvicinare i giovani alla cultura, al teatro. Stiamo cercando di dare maggiore opportunità ai giovani, no? Facendoli avvicinare a noi. E questo è stato un insegnamento da parte dei giovani nei nostri confronti, perché si sono esibiti e hanno dato dimostrazione di essere bravi sia loro che i professori.